Voi avete ritorno. Gloria, sì. Allora, praticamente di posizione. Sì, abbiamo. Hermes. Hermes. Dunque, ma aspetta che non mi ritrovo. Mauro, tu sei di qua, in questo coro di qua. Tu ci parlerai adesso di un video che non hai ancora visto. Esatto, è bellissimo, una meraviglia, ti libera la fantasia che a livelli direi quasi assoluti, anche perché poi hai tutti i ricordi di una produzione, un lavoro fatto, di tanti momenti che ti si sommano nella testa, ti girano come un turbinio quasi, quasi un caos democritiano. No, ci sono veramente tanti tanti ricordi molto intensi per il tipo di lavoro in sé, ma più che altro di lavoro userei un altro termine, userei quasi esperienza veramente, perché di questo si tratta. Il lavoro a volte è un termine un po' asettico e forse anche riduttivo, perché ha anche delle accezioni negative, mentre in realtà usato in questo caso secondo me è una delle situazioni nelle quali questo termine acquista un significato intensissimo. E questo aveva questo particolare elemento di difficoltà attuativa, ma anche di adrenalina che allo stesso tempo ti sale, ti monta. E ti monta letteralmente quando magari devi salire gli scalini per andare su in cima in un ballatoio in alto nella cattedrale, dove hai 50 centimetri di spazio e hai difficoltà, per noi tra l'altro con lo strumento che suono io, sono notevoli, perché devi stare lì a suonare un trombone in uno spazio piccolino, non vedi la musica, quando riesci a vederla ti sfugge da sotto il campo visivo degli occhiali, devi relazionarti con chi ti sta a 50 metri allo stesso modo con quei pochi che ti stanno a 50 centimetri piuttosto, e in questo dicevo prima turbinio di suoni che girano nello spazio e che ti arrivano da distanze, sono come delle scintille, delle cose che appaiono e che ti folgorano a volte, un po' come quando un bambino si vede per la prima volta su dei fuochi d'artificio e comincia a vedere con lo sguardo perso queste cose che turbinano nel cielo. Ecco, i miei ricordi sono molto legati da un punto di vista proprio strettamente musicale, sonoro, a questo tipo di dimensione e poi c'è tutto il rapporto umano che nasce un po', probabilmente penso, sia dal rapporto con tutti gli altri amici e colleghi, ma anche dal tipo di musica, che è una musica che si presta molto a farti fare anche un po' di viaggio, un po' di viaggio interiore. Ancora dopo due battute e mezzo. No, nel Gloria adesso. Adesso facciamo il Gloria? Certo. Il Gloria tu fai due battute e mezzo, è la mia. Gloria. Questa. Me win se super, bravo. Allora vieni con me. Dentro questo spirito così evocativo, così suggestivo, così intenso, ci sono anche dei momenti molto più nei quali viene fuori un po' uno spirito del divertirsi, del combinare delle cose, del relazionarsi in maniera scherzosa, di farsi delle battute, che è un po' anche lo spirito che pervade tutto questo gruppo, questo team di musicisti con cui abbiamo fatto questa bellissima esperienza. Posso concludere? Sì. Mi è venuta in mente ora e te la butto là. Direi che comunque una cosa del genere, un'esperienza del genere, per me è stata veramente vertiginosa, direi.